Grazie. Allora iniziamo, ragazzi. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa bella serata per la presentazione del nuovo Dertona FBC 1908. Mi sono soffermato su questo bel nome, perché è un nome storico che è ritornato protagonista, speriamo, di una bellissima stagione. Una serata con tanti ospiti, con tante novità. Ringrazio il primo cittadino di Tortona, Federico Chiodi, che è qui con noi, assieme a lui il consigliere con la delega allo sport, un amico del Dertona Calcio, Filippo Fava, che ci ha portato anche i saluti di Mauro Foschi, che è il presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti, ci manda i suoi saluti, voleva intervenire, purtroppo non è riuscito a venire. Dicevo, una serata articolata, sullo sfondo della piazzetta c'è un chiostro dove il nostro amico e vicepresidente Andrea Freddo con Sara si presenterà un po' il merchandising del Dertona, ci sarà la possibilità di fare l'abbonamento, ci sarà la possibilità di acquistare delle magliette celebrative del Dertona FBC 1908, ma direi che possiamo iniziare la serata
e non sarò solo sul palco perché mi aiuterà Rebecca. Buonasera. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali sono collegati con Radio PNR, speriamo ci possano vedere da tutta Italia. Un saluto a Gianmarco, a Luca e a Lara dello staff, un caro saluto anche al mio caro collega Gianni che per un piccolo infortunio non è qui stasera, quindi vi divertirete un po' meno, mi dovrete sopportare per un'ora e mezza. Allora, iniziamo con un bel applauso, invito il primo cittadino di Tortona, Federico Chiodi, a salire sul palco. Buonasera, benvenuto. Grazie mille. Buonasera, grazie Domenico. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere qui in questa fresca serata d'agosto. C'è di buono che se non altro non ci sono le zanzare. Se mi permetti vorrei invitare sul palco anche Filippo Fava. Prego, prego. Perché Filippo è una figura fondamentale per quanto riguarda quello che facciamo per lo sport a livello di Comune di Tortona, e approfitto mentre Filippo sale sul palco per ringraziare anche il dirigente del settore Claudio Bagnera, Stella Fassone che si occupa dell'ufficio sport, ma in generale tutto l'ufficio manifestazioni che cerca sempre di essere vicino alle nostre società. Sono molto contento, grazie Filippo, di poter essere qui questa sera, anche perché effettivamente una bella novità l'hai già detta tu Domenico. Torniamo al vecchio nome, Tortona FBC 1908. Ed è bello vedere queste foto sul palcoscenico che ci ricordano la storia della nostra squadra del Tortona e di quello che ha saputo esprimere nel corso della sua lunga storia, lunga più di un secolo. Quindi è un'emozione sicuramente, sono contento di poter vedere la nuova squadra che vedremo poi questa sera più avanti, ma voglio anche approfittare dell'occasione per ringraziare tutta la società, la squadra, i giocatori, gli allenatori, tutto lo staff e gli sponsor che permettono alla nostra squadra di calcio di esibirsi ai livelli in cui si esibisce, e speriamo che possa raggiungerne anche di più elevati presto, durante tutto il campionato, tutta la stagione. Quindi grazie davvero a tutti voi, buona serata. Filippo, vuoi fare un saluto? Grazie Sindaco, grazie per l'invito, grazie a tutti voi e mi accodo anch'io a quanto detto dal Sindaco. Io ho fatto per un po' di anni il Presidente, quindi vedo qua i dirigenti e il Presidente in bocca al lupo, perché sostenere una società è fondamentale, so che c'è una società solida e quindi forza, in bocca al lupo. Porterete in giro per il Piemonte il nome di Tortona e del Tortona, e quindi questo ci fa onore e gioia. Grazie, buona serata e attendiamo i ragazzi. Buona serata, grazie. Grazie. Allora, il sindaco diceva, siamo in una bellissima cornice, abbiamo anche un bellissimo sfondo, ringraziamo Andrea Freddo che ci ha proposto delle immagini storiche, qui Rebecca, noi non eravamo ancora nati agli inizi del Novecento, ma magari quelli come me che hanno 50 anni si soffermeranno su questa bellissima foto d'Ertona che alla fine degli anni 80 saliva in Serie C1 dopo una bellissima prestazione a Chiavari, e speriamo che tornino presto questi momenti. Iniziamo la serata, invito Cristiano Cavaliere e Fabio Toso, i due presidenti del Tortona FBC 1908, a raggiungermi sul palco, perché ancora vi facciamo pazientare un attimo per conoscere la nuova squadra. Dobbiamo parlare di un progetto molto importante voluto dai due presidenti Fabio Toso e Cristiano Cavaliere, un progetto di affiliazione delle alte realtà, degli alti settori giovanili presenti qui a Tortona. Ciao Cristiano. Ciao Domenico, buonasera a tutti. Ciao Fabio. Sera. Allora, avete fatto una specie di comunicato stampa dove passo dopo passo, insomma, questa affiliazione con le altre società tortonesi sembra stia andando in porto, Cristiano. Farò iniziare Fabio su questo Fabio. Argomento. Grazie. No, niente, come avete letto dai comunicati, da quello che è emerso sui giornali, insomma,
Quest'anno, secondo noi, dopo un lavoro che è durato diversi anni, si è riusciti a trovare un punto di accordo tra le varie società cittadine che riteniamo un buonissimo punto di partenza per arrivare ad avere una sorta di settore giovanile unico a Tortona, che è una cosa che manca da tanti anni e per la quale quest'anno finalmente si sono spalancate delle opportunità che sinceramente ci stiamo lavorando già da tanto tempo, sono arrivate. Io adesso non so se chiamerai anche i vari responsabili, perché il progetto prevede comunque una fusione con la SD-SG d'Artona a fine anno per arrivare ad avere lì con queste società la matricola uguale, il settore giovanile insieme, e con l'altra società invece il d'Artona calcio giovanile del Cucchi, diciamo, una sorta di collaborazione per quest'anno per arrivare poi ad avere, diciamo, come la chiama Cristiano, un'academy del d'Artona che con quale costruire anche lì i ragazzi dai piccoli in su del futuro del d'Artona. Quindi se i rappresentanti delle altre società adesso li chiameremo, Cristiano, più di 100 ragazzi, anche 200, che giocano con il sogno di vestire la maglia della prima squadra, uno degli obiettivi di questa fusione. Esatto, secondo me il concetto di base è proprio quello, che una società importante, gloriosa come il d'Artona non può non avere un settore giovanile consono al suo blasone, e questa operazione qua che è stata portata avanti negli anni e che fondamentalmente è arrivata a conclusione con i tempi tecnici che ovviamente l'operazione richiede, deve portare questa società ad avere un settore giovanile importante come merita, come deve essere, per poter fornire alla prima squadra i giocatori del futuro. Bene, allora chiamiamo sul palco i primi rappresentanti del ASD settore giovanile d'Artona, il presidente Marco Croci. Vediamo se sono presenti. Il direttore generale Gabriele, ma tutti lo conoscono come Chichi Crozza. Il segretario Roberto Ecker. E il direttore sportivo Tony Simoniello. Salutiamo anche Renzo Semino, che è entrato a far parte della famiglia quest'anno, non so se è presente questa sera, se ci vuole raggiungere. Eccoli qua sul palco. Buonasera Presidente. Qua. Allora vi potete mettere alla mia destra, magari facciamo dire due parole al direttore generale Gabriele. Siete stati ospiti. Buonasera a tutti. Siete stati ospiti in una delle mie trasmissioni, ce l'avete messa tutta, insomma siamo a buon punto, cosa ne dici? Ma io penso che il futuro è qui stasera, il futuro del calcio di Tortona è qua, noi, l'FBC, il d'Artona Calcio Giovanile, e può esserci un futuro se c'è stato un passato, è il glorioso d'Artona FBC dal 1908, noi abbiamo qualcuno anche qua come stasera, Simoniello, Renzo Semino, gente che ha calcato il Coppi, e dunque parliamo di futuro avendo l'esperienza del passato, ma soprattutto l'esperienza anche del presidente Cavaliere, che sa cosa vuol dire fare un buon settore giovanile competitivo. Questo ci dà una garanzia veramente molto forte per essere più forti dal prossimo anno. Anche quest'anno tanti vostri ex ragazzi già dalla preparazione aggregati alla prima squadra, motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ma è bellissimo andare l'altra sera a Paderna e vederli allenarsi insieme al mister Fossati, insieme allo staff e ai giocatori di esperienza. Per noi è veramente, era il sogno, si sta realizzando, e ogni anno dobbiamo fare qualcuno in più, insomma. Quello è l'obiettivo. Va bene, vi ringrazio tanto. Una battuta con Cristiano Cavaliere, che tanto ha voluto portare a Paderna il d'Artona con i campi di allenamento. Non so se tu sai che Chichi Crozza è, tra virgolette, il sindaco onorario di Paderna, quindi se hai bisogno qualcosa. Mi ha raccontato di aver inaugurato il campo lui da bambino col primo calcio. Bene, bene. Ma non è finita qui, perché c'è un'altra anima del calcio tortonese, non so bene la denominazione, l'ha detta Fabio, ma tutti la conoscono come d'Artona senza H.
calcio giovanile. Ok, quindi non so se il signor Promutico assieme a Berago e a Moscatelli sono presenti, quindi li invitiamo sul palco, grazie. Di strutture, no? L'HSL in passato è stato ospite al Cucchi con match di Coppa Italia epici, io di solito stavo sotto un ombrellone quando pioveva per vedere la partita, è stato ospite del Paghisano, insomma bisogna sfruttarle al meglio e fare sinergie dove si può. Assolutamente, il nostro centro che insomma è un centro che ci invidiano in tanti, sarà a disposizione di tutto il settore giovanile del Dertona FBC, pensiamo che già da quest'anno potrà giocare al Cucchi sia l'Under 18 sia la Juniores nazionale, quindi una bella vetrina per il Dertona FBC. Va bene, io vi ringrazio tutti, manca però una variabile all'equazione, perché anche voi avete una Juniores, quindi non so se questa sera sono presenti il signor Viscariello e Andrea Martignoni, che è stato il tecnico di quest'anno, se sono presenti prego, vi aspettiamo sul palco. Un settore giovanile, una Juniores, Fabio, che se non ricordo male ha centrato il settimo posto, siete partiti in sordina ma avete fatto un gran bel campionato. È stata un'annata anche per la Juniores piena di soddisfazioni, perché prima di tutto per, come dici tu, il risultato tecnico, la classifica, i punti, poi per il lavoro svolto dai dirigenti, dal mister, che insomma il clima che si è creato tra i ragazzi era riconosciuto come ospitale da tutti e tutti ci vogliono venire. Adesso il nostro Viscariello ci dice che quest'anno ha ricevuto 1000 telefonate di ragazzi che vogliono venire alla Juniores, questo forse è il riconoscimento più bello per il lavoro, ma adesso fai parlare loro. Saranno contenti anche i ristoranti e le strutture ricettive con tutti sti ragazzi. Allora, Andrea, ti ripeti, dopo una bella esperienza, tu sei di Voghera, allenavi la Voghe, hai accettato questo progetto, a che punto siete con la costruzione della nuova squadra, quando partirete e quali sono gli obiettivi di quest'anno? Allora, buonasera a tutti, partiamo lunedì e vabbè, già in parte un mezzo obiettivo è stato raggiunto con qualche ragazzo che è là e quindi siamo contenti. E il direttore sta costruendo la squadra, vediamo cosa salta fuori, no, è già stata quasi completata. E vediamo i soliti ben informati mi dicono che quest'anno c'è una grande novità, perché pare che il mio amico, il nuovo tecnico Fabio Fossati, ci tenga particolarmente a venirti a trovare, a vedere un po' se può attingere anche dalla tua squadra. Ma speriamo, adesso il mister non l'ho ancora visto stasera. arriverà conosciuto da poco, grande persona, e speriamo di condividere insomma anche qualche passaggio di nuovi ragazzi in prima squadra. Va bene, grazie a tutti e buona serata. Allora, abbiamo presentato, Rebecca, il futuro con tanti ragazzi, anche qualche tuo coetaneo, adesso arriverà poi anche qualche mio coetaneo, ma parliamo adesso della costruzione del Dertona FBC 1908, stagione 2022-2023. Chiamiamo sul palco anche il nuovo vicepresidente del Dertona, Andrea Freddo. Allora Andrea, mi sono soffermato tanto su questo nome, Dertona FBC 1908, a te il mio ringraziamento personale, che è un ringraziamento penso che venga dal cuore di tutti i tifosi, perché ci hai messo tanto del tuo per riavere il marchio, Andrea.
Ma ti ringrazio, così come ringrazio tutti quelli che sono stati contenti di questa novità di quest'anno. Però ormai è fatta, nel senso che abbiamo ripreso il nome e quindi l'abbiamo già celebrato e siamo ben contenti di ricominciare quest'anno come Deoton FBC 1908. Adesso le sfide sono altre, adesso dobbiamo cercare di fare il possibile per ritrovare il pubblico che eravamo abituati ad avere anche in categorie più basse, quindi il mio personale obiettivo è quello di cercare di fare in modo che insieme a tutti voi di aumentare la partecipazione, quindi avete visto, o se non avete ancora visto provate a vedere che abbiamo lanciato una campagna abbonamenti diminuendo i prezzi, quindi andando in controtendenza rispetto a quello che è la tendenza all'inflazione e all'aumento dei prezzi, quindi noi abbiamo abbassato proprio perché vogliamo dare la possibilità a tutti di partecipare e di essere protagonisti insieme a tutti noi per cercare di costruire qualcosa di buono. Quindi poi probabilmente Fabio e Cristiano parleranno anche degli obiettivi sportivi, però l'obiettivo principale per fare in modo che il Deltona continui ad avere un futuro è quello di fare in modo che ci sia sempre tanta gente che è interessata, tanta gente che viene allo stadio, perché l'esperienza dello stadio, del tifo, è la cosa più importante per riuscire a continuare, soprattutto in categorie difficili come queste. Grazie mille Andrea. Allora, i presidenti Cristiano Cavaliere e Fabio Toso furbescamente si sono tolti la giacca e dentro la giacca hanno lasciato il portafoglio perché mi dicono che è vuoto. Allora, vediamo, avete davvero dilapidato già tutto il budget? Sarà un Deltona super forte? Quali sono gli obiettivi della stagione? Allora, come abbiamo già detto in alcune altre situazioni, abbiamo cercato di fare il massimo nei limiti delle nostre possibilità per costruire una squadra ambiziosa e in grado di fare il campionato migliore possibile. Il dove potrà arrivare poi questa squadra è impossibile da dire, prima di tutto perché il campionato cui partecipa è un campionato estremamente difficile, con delle variabili molto importanti come quelle dei giovani di leva che devono giocare per forza, come le avversarie che ancora oggi non si conoscono, anche se qualche rumors magari sta facendo capire dove potremmo andare a parare, però tendenzialmente non si conoscono ancora le avversarie. Però Cristiano, gli ultimi rumor dicono che il campionato dovrebbe essere molto simile a quello dell'anno scorso, probabilmente avremo 4 lombarde diverse ma piemontesi e 5 liguri, le ultime novità, poi può succedere di tutto. Dovrebbe essere quello, e se così fosse potrebbe essere un campionato aperto a qualsiasi soluzione. Poi ovviamente tutto quello che è stato fatto in questo momento è stato fatto da adesso in avanti, già da qualche giorno in avanti, dipende da quei ragazzi là che devono poi la domenica entrare in campo e fare i risultati. Alla fine tireremo la riga, vedremo dove saremo arrivati, sperando di aver dato il massimo, poi il massimo vedremo cosa significherà. Ecco, però chiedo a Fabio Toso, mi sembra quest'anno già dal primo giorno di ritiro che ci sia più entusiasmo e, va bene, durante la conferenza stampa mister Fossati ha già sparato un po' alto. Tu cosa pensi? Quali sono le tue sensazioni di questa squadra? Ha già risposto il presidente, ha detto che si cercherà di fare il massimo perché la strada è stata costruita per quello. Noi siamo abbastanza, come dire, consapevoli di aver fatto tutto quello che si poteva fare senza fare le cose di portafoglio che hai detto te, okay, sempre facendo il passo come la gamba, e però di aver costruito una squadra che insomma ce la possa giocare con chiunque. Poi il calcio, uno dei motivi di vanto di questa società così giovane è quella di aver sempre onorato tutti gli impegni. Comunque anch'io, che non conto nulla, sono stato contattato quest'estate da calciatori che ci tenevano a venire a giocare a Tortona perché sanno di trovare una società seria. Sì, è quello lì, ma ce lo siamo sempre detti, insomma, è alla base, nel senso la serietà, la correttezza prima di tutto, poi si fa quello che si può. Ripeto, dove si può arrivare non lo so. Noi come società
possiamo dire alla squadra e ai tifosi che insomma ce l'abbiamo sempre messa tutta, c'è il lavoro di tantissime persone che stasera sono qui dietro la squadra e voi sapete benissimo chi sono, poi penso che alla fine verranno tutti sul palco e c'è tanta gente che lavora per portare a casa un risultato. Adesso, come diceva Cristiano, tocca alla squadra, ma insomma siamo abbastanza tranquilli di aver operato per quello che potevamo fare. Ultima domanda per Andrea Freddo. Avete voluto essere vicini ai tifosi, lanciate da oggi la campagna abbonamenti, prezzi davvero contenuti, mi sembra 90 euro la tribuna laterale. Sì, con anche la possibilità di avere comunque un ulteriore sconto in diverse situazioni, se si era già abbonati l'anno scorso, se si abbonano almeno due persone dello stesso nucleo familiare, poi c'è sempre il ridotto per i ragazzi che più giovani, e quindi insomma la speranza è quella di riuscire ad far avvicinare al Dertone sempre più persone, perché poi, come dicevo prima, quello alla fine è fondamentale per riuscire a progredire e a sognare anche. Grazie, ci vediamo alla fine, grazie tante. Allora Rebecca, abbiamo presentato tanti dirigenti, ma poi in campo ci va qualcun altro e ci vuole qualcuno che scelga i giocatori e poi li metta anche in campo. Quindi è diventata ora di presentare lo staff tecnico al completo di questo Dertona. Quindi il primo a salire sul palco è colui il quale assieme al mister ha scelto tutti i giocatori. Un bel applauso per Roberto Canepa. Ciao Roberto. Buonasera. Piacere. Buonasera a tutti. Allora, benvenuto a tutti. A Roberto. Buonasera. Chiamiamo subito il nuovo mister del Dertona, Fabio Fossati. Grazie Fabio. Buonasera a tutti. A tenere a bada direttore generale, direttore sportivo, allenatore, calciatori, il team manager più strano di tutta la Serie D, Federico Campana. Il numero uno. Pensavo il più bello, Domenico. Invece. Quello ne parleremo dopo che ti sarai sposato. Non è solo il team manager, perché poi mi tirano le orecchie, è anche responsabile della comunicazione. Ma nelle società che si rispettano, uno staff tecnico prevede delle altre figure. Ci sono questa sera dei nostri amici che erano già presenti l'anno scorso. Gianni mi perdonerà, ma si chiamano così match analyst. Ringraziamo Lorenzo Ghio e Samuele Ravera che chiamiamo sul palco. Ogni squadra che si rispetta deve fare una preparazione fisica adeguata. Lui tutti lo chiamano il prof, è un ragazzo molto giovane che proviene da esperienze molto importanti nel settore giovanile della Sampdoria, nel settore giovanile dello Spezia e ha come fiore all'occhiello la vittoria di un campionato di Serie D con Fabio Fossati. Sul palco Andrea Mercurio. Grazie ad Andrea, mi sembra che manchi il fisioterapista, il caro signor Gambarotta. Chi è qui stasera probabilmente è stato anche al Cento Grigio 5 anni fa, quando l'HSL si ripresentava al Via dalla prima categoria. Era successo di tutto quella sera,
l'allenatore che doveva condurre la squadra la sera prima si era dimesso, sono passati 5 anni, lui era su quella panchina, è ancora qui con noi, è un nostro caro amico, Anto Del Giacco. Collaboratore tecnico, vedo anche, dicevo prima, che sono finiti tutti i soldi, anche perché sono tutti vestiti uguali. Roberto, un buon segnale. È contento Renzo Semino, dov'è? È contento, lui li fa vedere i modelli e poi sono belli, allora si procede all'acquisto, ma poi ne risponde il presidente, i presidenti. Va bene, due parole con il nuovo tecnico del Dertona. Sì, Fabio Fossati, io ho fatto una gaffa la prima della serata perché considero Francesco Teti uno dei giocatori della squadra, in realtà Francesco è diventato il numero 2, il vice allenatore e preparatore dei portieri, San Francesco Teti! Allora Fabio, sei venuto a Tortona con grande entusiasmo, tutti i social ti hanno bombardato di like, però avete già iniziato la preparazione, hai già la rosa quasi al completo, le tue prime sensazioni? Beh, le prime sensazioni sono sicuramente di essere arrivato in una piazza importante, che ha grande passione e si avverte immediatamente a partire dai presidenti, dai dirigenti, da tutte le persone che comunque quotidianamente ci aiutano nel lavoro e non sono poche, e magari sono quelle che fanno il lavoro più nell'ombra, ma ci sono e sono importanti anche loro, e da lì capisci quanta passione c'è, quindi sono consapevole della responsabilità, sono felice di averla, sono felice di aver ricevuto questo incarico, ne vado orgoglioso. Abbiamo iniziato la stagione, ho uno staff favoloso, incredibile, un direttore col quale abbiamo lavorato dai primi di giugno in completa sinergia, quindi tutto sta viaggiando molto bene, sono molto soddisfatto, i ragazzi li stiamo già spremendo per bene e il cammino è lungo e, come dico sempre, i veri cavalli di razza si vedono all'arrivo e non alla partenza, quindi ad oggi li stiamo preparando, i ragazzi ci stanno dando dentro e siamo veramente soddisfatti di quello che abbiamo creato e speriamo soprattutto di darvi grande soddisfazione, perché sappiamo che c'è un pubblico importante, una tifoseria importante che ha voglia di essere orgogliosa di questa squadra qua, e per noi questo è il primo obiettivo da centrale, rendervi orgogliosi di quello che faremo ogni giorno e soprattutto la domenica. Grazie. Grazie a Fabio. Fabio e Roberto, questa sera presenteremo la rosa al completo. È davvero al completo o manca ancora qualcosa? Presidente, al completo, giusto? No, a parte gli scherzi, siamo sempre molto attenti alle cose. Presidenti, la società hanno fatto tanti sacrifici, secondo me, per allestire una rosa competitiva. Con Fabio abbiamo cercato, e con tutto lo staff che ci ha aiutato anche nella ricerca su Scout, con i mezzi che si usano adesso per cercare i giocatori, e con la propria esperienza di valutare dei profili consoni. Poi il mercato ormai nel calcio moderno non si apre, non si chiude mai e bisogna sempre stare pronti, però in linea di massima direi che abbiamo completato praticamente nella quasi interezza l'organico. Ci potrà essere ancora qualche inserimento se il mercato lo consentirà, se ci saranno delle occasioni ad hoc. E niente, io sono abbastanza soddisfatto, come diceva Fabio, si è lavorato in sinergia con Fabio e con tutto lo staff dall'inizio e stanno lavorando i ragazzi, ora starà poi a loro cercare di dare il massimo sotto la guida appunto di Fabio e di tutto lo staff per poter fare i risultati che questa piazza si merita. È normale, anche quando parlavate prima con Cavaliere, con Toso, che a questo punto della stagione è giusto, e noi vogliamo e abbiamo lavorato per creare entusiasmo, per dare entusiasmo ai risultati. Ci sono tante variabili, il campionato di Serie D, di tutti i campionati, secondo me è quello più difficile, e mi sento di dire che sia in Serie D che in tutti i campionati, in questo periodo della stagione,
se il girone ha 20, ci sono 20 squadre che dicono di essere pronte a vincere il campionato. In realtà, come ha detto Fabio, come dice Allegri, Cordomuso, conta chi arriva alla fine. Facciamoci tutti insieme un in bocca al lupo, sono sicuro che avremo, oltre la rosa, oltre lo staff, come è successo in tutti questi anni, un dodicesimo uomo, in casa e fuori, che sono i nostri tifosi, e speriamo di dargli le soddisfazioni che si merita. Grazie. Allora, uno degli idoli della tifoseria tortonese è qui il signor Francesco Teti, che quest'anno è passato dall'altra parte. Francesco, tanti anni a difendere i pali del Dertone e di altre squadre, come ti trovi in questo nuovo ruolo? Hai iniziato da poco, e le tue impressioni sulla nuova squadra? Beh, mi trovo sicuramente bene, perché ero pronto per fare questo passo e dunque non ho fatto fatica ad abituarmi a quelli che sono i ritmi e le responsabilità. E sicuramente devo imparare ancora tanto, sia dal mister che dal professore che dai ragazzi che sono più esperti di me, e soprattutto dai giocatori. Dunque ho tempo per crescere. Io, come ho fatto il primo giorno da giocatore, che mi sono messo a disposizione della società, faccio la stessa cosa da allenatore, mi metto a disposizione del mister, dello staff e dei giocatori, per cercare di prendere tutti insieme un obiettivo comune, che in questo momento è fare il meglio possibile. Poi, come ha detto il presidente, alla fine dell'anno vedremo che posizione sarà il meglio possibile. Allora Francesco, l'ho detto tante volte, tu non sei stato solo il capitano in campo, sei stato il capitano fuori dal campo, hai seguito, hai coccolato tutti i tuoi compagni. Quest'anno sono arrivati tanti ragazzi nuovi, come procede il processo di integrazione? E poi il tuo amico Manasiev sarà bravo come te, come capitano? Partiamo dalla certezza che Tato sarà un grande capitano, perché è un grande uomo, e dunque quello non ci sono assolutamente problemi. L'unico consiglio che gli do è quello che mi sono dato quando ho indossato questa fascia, di non sentirsi troppe responsabilità addosso, perché può essere poi più un male che un bene. Dei ragazzi onestamente siamo contenti tutti quanti, perché abbiamo scelto, oltre l'aspetto tecnico, siamo andati a scegliere gli uomini, i ragazzi, facendo telefonate a ex compagni, ad allenatori, e ti dico la verità, da vecchio navigante quale sono, ho parlato con tanti di loro e ho ottime impressioni a livello umano, e sono molto contento. Quasi quasi mi dispiace non giocare più. Ma Gianni dice di tenerti pronto. No, basta, finito. Comunque si diceva a scuola, alle elementari, la prima impressione è quella che conta, quindi se sei contento, sono contento anch'io. Grazie Francesco. Grazie a te. Dicevamo prima, è arrivato a Tortona colui il quale chiamano il prof, si chiama Andrea Mercurio, tanti anni con le giovanili, ma anche una bellissima esperienza con Fabio Fossati all'Albisola. Come sta andando la preparazione? Sarà un Dertona sprint sin dalla prima giornata o partiremo piano? Beh, questo lo dirà il campo. Quello che posso dire io, insieme allo staff, che ringrazio intanto per un'incredibile professionalità che ho trovato qui a Tortona, e il gruppo sta lavorando, devo essere sincero, veramente forte, è incredibilmente applicato. Purtroppo so che faticare non è la cosa che un giocatore preferisce, però vedo che i ragazzi ci tengono molto e vogliono arrivare pronti, e sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Grazie al professore. Immagino che l'amico Canepa stia trovando casa a tutti i ragazzi. Tutto procede bene? Tutto benissimo. Allora, tra due minuti chiameremo qui sul palco, uno per uno, i nuovi giocatori e quelli confermati della rosa, ma ci tengo a chiamare sul palco altri personaggi che sono vicinissimi a questo Dertona. Il segretario del Dertona, presente qui a Tortona da 3 anni, Mattia Giachello. Questi ragazzi lo fanno diventare matto, ma lui tiene duro. Il magazziniere del Dertona Calcio, Giuseppe Albanese. Non è potuto venire, però un applauso. Lo salutiamo, mi dicono che non è qui questa sera.
l'addetto ai campi, Tide Burato. Poi salutiamo i due social manager che sono anche miei colleghi a PNR, Marco Pagano e la bella signorina Mara, che saranno in vacanze e ci ascoltano. Il Dertona ha un bel sito web curato da Davide Maccagno, che tutti conoscono come Dodemac. E poi fa parte della società Davide Ratti, che si occupa dell'abbigliamento tecnico. Non so se è qui presente, lo salutiamo. Al termine della serata saliranno qui sul palco altri dirigenti del Dertona. Ho visto prima il consigliere sempre presente, il Debrando Ferrarese, che ci verrà poi a salutare, ma è giunto il momento di presentare la rosa. Qui mi hanno fatto una lunga lista, li chiamiamo sul palco uno per uno. Vi prego di fare un bel applauso, di solito si inizia con i portieri, e quindi vi presentiamo il nuovo numero uno del Dertona, un ragazzo italo-nigeriano, scuola Torino, è stato seguito da Franco Semioli, che poi l'ha consigliato al Chieri l'anno scorso, tante presenze in Serie D, Edo Gerald. Allora Edo, benvenuto a Tortona. C'è una cosa molto negativa e una cosa molto positiva. La cosa negativa è che non vorrei essere nei tuoi panni, perché devi sostituire l'idolo dei tifosi. Però la cosa positiva è che l'idolo dei tifosi sarà il tuo maestro, quindi immagino sarai contento di essere seguito da Francesco. Assolutamente, proverò a intraprendere una strada positiva e cercare di incanalare tutti gli insegnamenti che il mister mi darà. Le prime sensazioni qui a Tortona, la prima amichevole, procede tutto bene? Sta procedendo tutto bene, il gruppo lavora in un ambiente sereno e in una piazza importante. Sei un 2003, vero? Sì. In bocca al lupo, grazie. Grazie mille. Ad aiutare Edo e a contendergli il posto abbiamo scelto quest'anno due ragazzi che facevano parte della nostra juniores. Il primo è un 2004, si chiama Alberto Rescia. Allora Alberto, grande emozione per te. Sì, grande emozione, devo ringraziare la società che mi ha dato questa possibilità quest'anno e cercherò di dare il meglio possibile e farmi trovare pronto se dovesse servire. Ci parli un po' di te, l'anno scorso hai giocato con i ragazzi Martignoni? L'anno scorso sono stato per un periodo in prima squadra, poi nel frattempo giocavo con la Juniors di Martignoni e abbiamo fatto un buon campionato. Il tuo obiettivo immagino sia di giocare qualche partita. Sicuramente sì, sperando di giocarle al meglio possibile. Grazie, in bocca al lupo. Nella rosa dei portieri c'è anche un giovane, classe 2005, un prodotto sempre del nostro vivaio, Mattia Moscatello. Ciao Mattia, benvenuto. Buonasera. Allora, cosa mi racconti? Contento di questa preparazione? Giocherai nelle juniores? Ogni tanto ti aggregherai alla prima squadra? No, sono contentissimo. Sicuramente è comunque un'opportunità che andrà sfruttata. Allora, a Sanremo fanno giocare portieri anche del 2005 e del 2006, che sono stati anche protagonisti della rappresentativa juniores. Quindi in bocca al lupo e dati da fare. Grazie. Grazie Mattia. Allora, passiamo ai difensori. Alternerò idoli e nuovi arrivati e ragazzi giovani. Uno sicuramente dei giocatori che ha fatto meglio quest'anno, io lo considero difensore, ma gioca anche a centrocampo,
è l'unico giocatore dell'anno scorso, seniores del campionato di Serie D, ad essere arrivato nei primi 15 del pallone d'oro della Serie D. Sto parlando naturalmente di Ciccio Todisco. Ciao Ciccio, allora come stai innanzitutto? Bene, bene, molto bene, grazie. Quest'anno hai già parlato con mister Fossati, state già litigando per vedere se giochi centrale o centrocampo, l'anno scorso addirittura terzino destro. No, di base partirò difensore, poi non lo so, se ci sarà bisogno vedrà lui dove è meglio inserirmi in formazione, diciamo. Allora, ne approfitto, poi presenteremo tutti, ma nelle tue esperienze passate dovresti aver giocato con un giocatore che si chiama Lorenzo Coccolo, forse nella lista, non mi ricordo. Ti sembra valido? Molto, molto. Ho giocato 3 anni insieme a Casale, lo conosco bene, oltre che compagno di squadra, è anche un amico nella vita, quindi so quello che può dare. Viene da un periodo di inattività, ma se rientro in forma è un top per la categoria. Grazie Ciccio. Niente. Grazie a Ciccio Todisco. Un'altra conferma, un ragazzo giovane, un 2003, che da qualche anno qui con noi è stato sfortunato 2 anni fa perché ha avuto un brutto infortunio, l'anno scorso è stato impiegato in diversi ruoli in difesa, e con noi questa sera Alessandro Negri. Ciao Alessandro. Nella scorsa stagione hai fatto vedere di che pasta sei fatto, sei stato un po' sfortunato con quell'infortunio a Sesto 2 anni fa, tutto a posto? Sì, 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 tutto bene adesso, tutto a posto, speriamo di far bene, lavoriamo duro e vedremo poi a fine anno. Ecco, l'anno scorso hai fatto parte di un nucleo di giovani che ha fatto molto bene, ti sta integrando con tutti i nuovi ragazzi che vengono da fuori? Sì, 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 certamente, certamente. Grazie Alessandro. Grazie a voi, grazie, buona serata. Allora, parlando di giovani, nella scorsa stagione avevamo un ragazzo 2003, Diego Galliani, che è stato venduto alla Triestina, 2002 mi dice, scusatemi, un ragazzo che ha fatto molto bene, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, probabilmente Roberto Canepa era molto preoccupato di averlo perso e ha deciso di prendere dal Desenzano Calvina il suo sosia. Infatti abbiamo questa sera qui sul palco Alessandro Agazzi. Allora, le ragazze mi dicono che sei leggermente più bello, Alessandro, non lo so. Ah, devono dirlo loro questo, lo dico io. Sì. Allora Alessandro, settore giovanile della Cremonese, l'anno scorso un gran bel campionato al Desenzano Calvini. Sì, dai, ho fatto tante presenze, me la sono cavata. E è andato bene tutto sommato. Tanta voglia di far bene qui a Tortona. Sì, sì, certo. Voglio ripetere l'annata dell'anno scorso e spero di far bene. Allora, una curiosità Alessandro, questa è la squadra del Dertona che era stata promossa in Serie C1. Se vedi in mezzo alla fotografia c'è un ragazzo che si chiama Ivan Rizzardi. Questo ragazzo ha giocato assieme a Maradona. Perché te lo nomino? Perché tanti anni fa tanti ragazzi della Cremonese venivano a Tortona ad aiutare il Dertona e tanti di loro hanno fatto carriera. Sappiamo che il vivaio della Cremonese è molto valido. Io ti auguro di fare la sua stessa carriera. Grazie mille. Grazie. Grazie. Allora, parliamo di un altro giovane che tanto giovane non è, che è un 2001. 3 anni fa abbiamo giocato in eccellenza contro una squadra di Torino che non conoscevo, ho chiamato un mio amico e gli dico ma questo Vanchiglia è una squadra forte, lui mi ha detto ma insomma così così, però Domenico c'è un ragazzo che sicuramente farà il professionista. L'anno scorso il direttore sportivo del Sestrilevante, il mio amico Mancuso, l'ha voluto là e quest'anno segue Fabio Fossati, lui si chiama Valentino Soplantai. Ciao Valentino. Buonasera.
Allora, sei venuto al Fausto Coppi un paio d'anni fa col Vanchiglia, l'anno scorso col Sestri, poi a Sestri hai provato a fare gol a Teti da fuori area, ma lui ha subito intuito il tuo tiro. Cosa pensi di fare qui a Tortoni? Spero di ripetere l'annata dell'anno scorso e cercherò sempre di migliorarmi. Un soplantai che può giocare un po' in tutti i tre ruoli della difesa? Sì, abbiamo parlato col mister e l'anno scorso ho fatto il centrale, sono stato chiamato qui per fare il braccetto e mi sono messo subito a disposizione senza nessun problema. Allora, sono arrivato qua 3 ore fa, facevo un caldo molto caldo e appena ho visto un tifoso mi ha subito chiesto come sta soplantai, si è infortunato? Ho avuto un piccolo problema al flessore, ma grazie a Marco e alla dirigenza l'abbiamo quasi risolto. Oggi ho ricominciato a correre piano piano e spero di recuperare subito per lunedì. In bocca al lupo. Allora, il mio compagno di merende, Gianni De Caro, durante l'anno continuava a dire al signor Canepa: ma Roberto, continuate a prendere dei ragazzi da tutta Italia, ci sono qui dei ragazzi vicino, c'è un paese qua che si chiama Pontecurone, i tortonesi lo chiamano Punkron City, dove ci sono, sembra, dei talenti, per esempio uno Anastasia che farà il professionista. Insomma, l'avete voluto accontentare perché è arrivato un ragazzo di Pontecurone, un ragazzo che ha giocato nell'Accademia Pavese, ha giocato nel Casale, ha giocato nella Vogherese, è con noi questa sera, gli facciamo un bel applauso, Leonardo Tambussi. Ciao Leonardo. Buonasera a tutti. Allora, tu sei un nostro vicino di casa. Un grande orgoglio per te vestire questa maglia. Certo, certo, diciamo che è uno stimolo in più, speriamo di far bene e niente. Allora, hai giocato da giovane tanti anni in Serie D, poi anche tanta eccellenza, te lo aspettavi questa chiamata? No, non me l'aspettavo, un po' arrivata all'ultimo, per me diciamo una cosa di valore, quindi non ci ho pensato sopra, diciamo. In bocca al lupo. Crepi. Grazie. In questo campionato, in tutti i ruoli, servono dei 2004. Uno di questi 2004 è stato richiesto da tantissime società, mi dicono, ha giocato un ottimo campionato nel Montebelluna, lui si chiama D'Arrigo ed è qui con noi. Allora Gianluca, ciao. Buonasera. Arrivi da un campionato in un altro girone, cosa ti ha portato a Tortone? Cosa conosci di questo Dertone? Sinceramente all'inizio non conoscevo tanto, dopo mi sono informato e non mi aspettavo una piazza così, sono molto felice di essere qua, e non conosco bene il girone, informandomi so che è un girone valido, e sono felice. Le tue caratteristiche, puoi giocare sia esterno basso che alto? Sì, posso fare entrambi i ruoli, più alto diciamo, sì, posso essere utilizzato in vari modi. Grazie. Niente. Allora, uno dei giocatori più attesi di questo nuovo Dertona è un gigante buono che l'anno scorso ha contribuito anche con i suoi gol a salvare il Pont Donnaz, un ragazzo che ha fatto delle stagioni da professionista nella sua Modena, ma ha perso completamente l'accento di Modena, è con noi Gianluca Zucchini. Ciao Gianluca. Buonasera. Allora, ci siamo visti il primo giorno di ritiro, mi hai detto sono tanto contento di essere venuto a Tortona, sono passati 10 giorni, quali sono le tue prime impressioni sulla squadra? Ma innanzitutto sì, sono molto contento di essere qua, stiamo lavorando tanto, penso anche abbastanza bene, cioè bene.
Non voglio sbilanciarmi perché ho sempre portato sfiga, quindi lavoriamo e basta, vediamo, ci prepariamo per l'inizio del campionato. Se non ricordo male, l'anno scorso in mezza stagione hai fatto 4 gol, è il tuo obiettivo di arrivare almeno a 6? Ma no, il mio obiettivo intanto è non farli prendere, a fare gol ci penseranno gli attaccanti, poi se vengono sono molto più contento. Grazie Gianluca. Grazie mille. Un altro discorso tra me e Roberto Canepa, dicevo, ma insomma Roberto, tu Cristiano siete di Genova, insomma, tutti sti giocatori della Sampdoria, del Genoa vanno a Sanremo, vanno a Lavagna, vanno a Sestri, adesso abbiamo preso pure un allenatore di Genova, possibile che il Genoa non ci presti nessuno? Mi hanno ascoltato e in difesa è arrivato un giovane ragazzo, 2004, che si chiama Gabriele Corelli. Ciao Gabriele. Buonasera. Allora, innanzitutto tengo la distanza perché mi hanno detto hai giocato anche in nazionale, quindi molto importante. Anni fa sì, ai tempi d'oro. Allora, se non vado errato, vieni proprio dalle giovanili del Genoa, quindi questo per te è il tuo primo campionato da grande, diciamo. Esatto, primo campionato, grande, una grande opportunità, stiamo lavorando, speriamo vada tutto bene. Conoscevi Mister Fossati o lo stai conoscendo in questi giorni? Ci siamo conosciuti quest'estate e ci stiamo conoscendo meglio adesso, in questi giorni qua. Grazie, grazie, buona serata, in bocca al lupo. Allora, qui mi hanno dato una lista lunghissima, io spero di non aver dimenticato nessuno tra i difensori. Mi dicono che sta per essere tesserato o aggregato alla prima squadra anche Alberto Daffunchio, che è un ragazzo di Tortona, ex Novese ed Alessandria, che questa sera non c'è. Sì, stiamo facendo un'operazione, stiamo lavorando grazie a Viscariello di concerto, però mi sa che si è dimenticato ancora un difensore. Dimmelo. Iuri Mendolia. Iuri Mendolia da Alessandria. Allora, Iuri Mendolia che ha giocato mezzo campionato a Varese, mi sembra scuola Como, vero? Sì, sì, sì. Gli ultimi 6 mesi li ho fatti la Varese, è stata un'esperienza importante, vediamo quest'anno. Sei un nostro vicino di casa, immagino ci terrai tanto a far bella figura e a giocare più possibile in questo Dertone. Ovvio, ovvio, sono a disposizione del mister, vedremo quanto sarò impegnato. Diciamo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Passiamo subito alla sezione centrocampisti, non voglio farvi aspettare troppo, non voglio dire nulla, voglio solo gridare Tato Manasiev. Ciao Tato. Buonasera a tutti. Allora, diceva prima Francesco, con il quale condividevate anche i letti in ritiro, che ti passa il testimone da capitano, come stanno andando questi primi 10 giorni con la fascia? Bene, sarà un compito difficile a sostituire Francesco Teti, perché da come da amico, da una grande persona, grande uomo, ma anche capitano, sappiamo tutti cosa ha dato per Dertone e cosa può ancora dare. Ho tantissimi ricordi con lui calcisticamente ma anche fuori dal campo e sono orgoglioso che fa parte da questa squadra, di questa società, perché ha dei valori molto importanti. In teoria dovrai stare anche attento perché è il tuo vice allenatore. Sì, adesso cambiamo anche, prendiamo le distanze giuste, diciamo che, però... Tato, tanti anni su questi campi, tanta esperienza, come giudichi questa rosa? Stiamo lavorando, è ancora presto, ma i valori non vediamo l'ora di mostrare i nostri valori. La società, il mister Canapa, Cavaliere, Toso hanno lavorato veramente bene per creare. Adesso, come avete detto anche voi, sta a noi di entrare sul campo e far capire che noi siamo di Ertona e dobbiamo cercare di dare il massimo ogni partita. E
i ragazzi ci sono, stiamo lavorando benissimo e non vediamo l'ora di iniziare. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Uno dei grandi protagonisti della stagione appena terminata è Matteo Procopio. Matteo non è qui questa sera, gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il campionato. A presto, Matteo. Sempre da Genova e sempre dalle giovanili del Genoa arriva un centrocampista classe 2002, reduce da un ottimo campionato nella Torres, che è appena stata ripescata in Serie C, sono arrivati anche in finale di Coppa Italia, un centrocampista che può essere anche impiegato da terzino, non è di Genova, è di Latina, è con noi Jacopo Turket. Ciao Jacopo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ci siamo incontrati il primo giorno di ritiro, tante emozioni in questi giorni, sta andando tutto bene? Sì, sì, faticoso, però va tutto bene. Faticoso, qui bisogna tirare le orecchie al prof, vi fa sudare, ma è giusto così, poi mettete tanta birra per tutto il campionato. È giusto così, è giusto. Quest'anno giocherai nel tuo ruolo? Io sto a disposizione, poi è il mister che fa le scelte. Grazie Jacopo. Un altro giovane centrocampista molto interessante, anch'egli classe 2002, scuola Atalanta l'anno scorso al Fanfulla, è Alessandro Roma. Ciao Alessandro. Buonasera. Allora, contento da Lodi di venire qui a Tortona? Sì, molto contento. Piazza importante, squadra forte, molto contento. Allora, avrai avuto modo di conoscere i tuoi compagni, dal capitano Tato a Jacopo, tutto bene? Vi state ambientando bene? State trovando i giusti ritmi a centrocampo? Sì, sì, tutto molto bene, poi Jacopo lo conoscevo già che lo affrontavo, però squadra forte, pian piano ci prepariamo. In bocca al lupo! Non vedo il signor Canepa è qua, non vedo il signor Campana, allora sarà scappato, arriva, no, facevo riferimento al team manager perché mi dicono che sia rimasto a Tortona uno dei suoi pupilli, vediamo se quest'anno sarà a posto fisicamente, parlo naturalmente di Lamine Kanté. Ciao Lamin. Ciao, buonasera. Allora, ti ho visto sui social protagonista di tutta l'estate a Palermo. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Quest'anno sei pronto? Sì. Ecco, 2 anni fa ti abbiamo visto protagonista di tante battaglie, quest'anno nell'ultima stagione un po' meno, avevi qualche problemino fisico, adesso darai filo da torcere a tutti i tuoi compagni, il mister, vorrai giocare più possibile. Sì, spero che possa essere come 2 anni fa, quindi sono pronto per tutto adesso. Allora, quest'anno vedo che parli benissimo italiano, sei uno dei pochi a non essermi venuto a trovare in trasmissione, mi raccomando, quest'anno ti aspettiamo, e magari con qualche ammiratrice. Va bene. Grazie, grazie. Allora, prima di questa sera, i due bricconcelli, Canepa e Fossati, non hanno aspettato la serata, hanno voluto annunciare l'arrivo a Tortona di un giocatore che secondo me può essere definito un top player per la categoria. Un giocatore che è stato per 6 anni il capitano della Folgore Caratese, tantissime presenze in Serie D. Chi se ne intende mi dice... Un centrocampista moderno, lui si chiama Sevo Cicco. Sì, sì, sì. Ciao. Buonasera. Allora, innanzitutto, chi guarda
trasmissioni in televisione dicono: ah, ma questi giocatori ogni anno cambiano squadra, non se ne può più e sono dei mercenari di qua e di là. Tu sei stato 6 anni il capitano della Folgore Caratese, che era condotta da un giornalista molto più famoso del sottoscritto, il professor Criscitiello, che però ha abbandonato la Folgore, e anche Cicco ha abbandonato la Folgore per venire a Tortona. Sì, vabbè, dopo 6 anni era giunto il momento di cambiare, ecco, magari nuovi stimoli, nuove ambizioni, ok? E niente, ora è arrivata la chiamata del Tortona. Poi ovviamente quando ti chiama il direttore spesso e ti chiama il mister, sicuramente è un fattore in più, diciamo. Poi ci ho pensato su e ho accettato subito. Ecco, tra l'altro ho visto nella tua carriera sei un centrocampista col vizietto del gol, nell'ultima stagione hai segnato 6 gol. Ti descrivi un po' quali sono le tue caratteristiche principali? Ma sicuramente sono una mezzala, però posso giocare ovunque, in mezzo al campo, anche a 2, ho fatto anche il play, però sicuramente l'ultima stagione è stata quella un po' più, diciamo, più bella personalmente, anche di squadra, perché alla fine siamo arrivati ai playoff, abbiamo perso con il Legnano, però... Sì, con Emilio Longo. Con Emilio Longo, esatto. E niente, 6 gol, è andata bene, sì. Qualche mio amico giornalista mi ha detto: Domenico, guarda, ci sono poche parole, questo Cicco è Manasiev con 15 anni in meno, sarà vero? Ah, questo non lo so, però vedremo, sicuramente mi sto trovando bene con i ragazzi, sono arrivato da poco e niente, sono contento veramente. Allora, ti faccio un'ultima domanda, perché hai giocato nella Folgore Caratese e uno dei miei scoop estivi, e non ho potuto dirlo, ma è già più di un mese che ho scoperto gli altarini, perché qualche errore tattico il gatto e la volpe lo fanno, hanno portato a Tortona un delantero argentino soprannominato El Flaco. L'anno scorso ha avuto la possibilità di fare il professionista a Castellammare di Stabia, nella Juve Stabia, dopo 2 mesi è venuto alla Folgore, 30 passa presenze, mi sembra che abbia segnato 4 gol, ma nelle stagioni prima ne aveva segnati molto di più. Insomma, questo Flaco è bravo o no? È bravo, però non dico niente, deve pensarci lui con i gol per andare avanti e toglierci delle grosse soddisfazioni. Grazie. A voi. Presentiamo un giovane che faceva parte della Juniores, Cristian Marinelli. Ciao Cristian. Buonasera. Allora, che ti conosce bene mi dice che in realtà da giovane sapevi fare gol, adesso invece sei diventato centrocampista. No, faccio l'esterno, però spero di farli anche adesso. Tuo obiettivo è giocare più possibile? Speriamo. In bocca al lupo, grazie. Grazie. Un altro centrocampista scuola Juniores, che si aggrega alla prima squadra e poi farà di tutto per mettere in difficoltà il signor Fabio Fossati, è Edoardo Grossi. Ciao Edoardo. Buonasera a tutti. Allora, come va? Bene, tutto bene. Come sta andando questa preparazione? Il primo anno che ti, diciamo, aggreghi a una prima squadra? Sì, bellissima esperienza, grande opportunità. Il capitano Manasiev ogni tanto vi sgrida o è sempre foriero di consigli? No, sicuramente è un gran capitano, ogni tanto ci sgrida, però va bene. Grazie. Grazie. Allora, signor Canepa, ho finito con i centrocampisti, penso, no? Quindi chiamiamo sul palco il nuovo bomber del Tortona. Dimmi. Giannone. Allora, arriva da Catania Enrico Giannone. Allora Enrico, innanzitutto spero che tutti i tuoi familiari siano davanti al computer a vedere questa diretta dalla Sicilia. C'è chi dice che ti voleva il Palermo, hai scelto il Tortona? Sì, perché era arrivato il momento di andare nei più grandi e quindi sono venuto qua al nord.
Allora tranquillizziamo i tuoi genitori che va tutto bene, che il signor qua, il mio amico, ti aiuterà ad ambientarti il meglio possibile. Dovesse avere qualsiasi problema, campana, non chiami. Tutto bene, per ora a posto. Grazie, grazie Enrico. Victor Gomez. Allora, io ti chiamo Victor Gomez, ma ci sono altri due pezzi di nomi, mi sembra Varas e un altro che non ricordo. Va bene, Victor? Sì, Victor Gomez va bene, ma completo il Victor andrei come Walker. Infatti, questo Walker inglese non ha... Tu sei di Santa Fe, vero? Io sono nato a Santa Fe, ma c'ho la doppia cittadinanza spagnola pure. Ok, allora, Victor, la tua carriera in Italia, tanti gol in eccellenza col Pomezia e poi la tua carriera in Serie D è contraddistinta dalla lettera F, Forlì, Formia e Folgore Caratese. Cosa ti ha spinto qui al Dertone? Mi ha spinto come la società, mi sono informato pure del mister Fossati, che pure abbiamo giocato contro, quindi... Gli hai segnato anche un calcio di rigore, con Latte Dolce, Formia, mi sembra sia finito 1-1 e hai segnato. Sì, peccato che non abbiamo vinto quella partita. Allora, sei un attaccante, mi dicono, molto forte di testa e sei mancino. Esatto. Allora, il tuo obiettivo fare tanti gol, ma essere anche il punto di riferimento davanti per fare segnare tanti tuoi compagni? Sì, l'idea è che tutti insieme collaboriamo per fare bene quest'anno e che tutti possiamo fare gol, e sì, lo faccio pure io, sono contento. Grazie Bomber, in bocca al lupo, abbiamo bisogno dei tuoi gol. Allora, non sono presenti, non sono potuti venire questa sera Filippo D'Arcangelo, 2003, ex Lavagnese, ragazzo di Pietra Ligure, scuola Virtus Entella e Novara. Gli facciamo un grosso applauso. Non c'è neanche il signor Romairone, gli facciamo un grosso applauso. Grazie Alessandro, ti aspettiamo presto in campo. Chi è che manca? Ah, ce n'è uno che non so se bisogna presentarlo, ha fatto tantissime vacanze, è arrivato, ha fatto finta di essere infortunato, sappiamo che nel suo futuro ci sarà il teatro. Matteo Sacca! Ciao Matteo! Ciao a tutti, buonasera. Allora, innanzitutto ti chiedo un tuo commento tecnico sulla serata. Tutto bene? Ti è piaciuto fino adesso? Tutto ok? Ma sì, l'organizzazione è sempre ad hoc, sei bravissimo, quindi lo sappiamo, hai sempre fatto tutte le cose nel modo giusto. Allora Matteo, una bella stagione, hai fatto fare tanti gol, sei uno dei giocatori più veloci della categoria, innanzitutto voglio essere sicuro che ti stai riprendendo bene dal piccolo infortunio. Qual è il tuo obiettivo? Segnare qualche gol in più? Beh, sicuramente l'anno scorso ne ho fatti abbastanza pochi, quindi spero di riuscire a migliorare lo score e comunque far segnare sempre i miei compagni. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. L'ho definito la ciliegina sulla torta del mercato di Canepa Fossati, assieme al prof, assieme a Fabio Fossati, hanno vinto un campionato splendido ad Albisola, ha fatto il professionista nel Prato, nel Pisa, tanti anni a Casale, è reduce da una stagione travagliata dagli infortuni, ma è un giocatore che può far fare a qualsiasi squadra il salto di qualità da un punto di vista tecnico. Lui si chiama Lorenzo Coccolo. Allora Lorenzo, innanzitutto non farti di nuovo male. No, assolutamente. Buonasera a tutti. Allora Lorenzo, sei di Cirié, tutto bene? Come sta andando? Innanzitutto ti ricordavi ancora di mister Fossati e del prof?
È dura dimenticarlo, comunque con lui e il prof abbiamo vinto un campionato, quindi sono cose che rimangono quelle. Come va la preparazione? Ti senti bene? Ci vuole ancora un po' di tempo per rivedere il miglior coccolo? Per arrivare in forma ancora sì, però siamo sulla strada giusta, dai. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Allora, spero di essere arrivato alla fine, Roberto. La comandante Campana dice che siamo. Ci siamo dimenticati un giocatore che 2 anni fa è andato a Striscia la Notizia, perché 2 dei suoi gol sono stati giudicati i 2 gol più belli della domenica. Lui si chiama Usman Gueye. Usman penso sia stato operato o comunque rientrerà probabilmente a dicembre, gennaio, febbraio. Usman, riprenditi presto perché abbiamo bisogno dei tuoi gol. Direi che ci siamo con i tempi, abbiamo presentato tutti i ragazzi ai quali va un grosso in bocca al lupo da parte mia, da parte del nostro direttore Don Paolo, di tutti i tifosi. Direi che possiamo richiamare sul palco i dirigenti Fabio Toso, Cristiano Cavaliere, Andrea Freddo per un saluto finale. Chiamiamo anche Ildebrando Ferrarese, che è consigliere di questa società, ma ci dovrebbero essere presenti gli altri soci. Chiamo anche il signor Marco Firpo, Franco Tipaldi, la signora Alda Brignano, Massimiliano Carrea e Mario Ventura, che è anche consigliere. Intanto che arrivano sul palco, Rebecca, è andato tutto bene? Tutto bene, è successo nulla di strano, non sono caduta, va bene. Non sei caduta? Giocatori li ho presentati tutti, sembravano tutti contenti. Sì, tutti contenti, tutti molto bravi. Speriamo, in una bella squadra, in tanti gol, in bocca al lupo a tutti. Ecco, Andrea Freddo parlava di riportare tante persone al Fausto Coppi. Mi raccomando anche, cari calciatori, seguite tutti gli esempi della bella signorina Eleonora, la fidanzata del signor Sacca, vedo la signora Manasiev con i bimbi, mi raccomando, mogli e fidanzate sempre al Fausto Coppi. Allora, Fabio e Cristiano, siamo giunti alla fine di questa serata, un augurio, un ultimo messaggio da parte vostra? Prima di tutto complimenti a voi per la serata, perché come al solito, come ha detto Matteo Sacca, siete bravissimi, quindi appoggiateci così tutto l'anno, che tutti insieme, esatto, insomma, si fa sempre un buon servizio a tutti. Per il resto la squadra l'avete presentata, noi continuiamo a sostenere anche noi ragazzi e bocca al lupo a tutti noi. Allora chiudiamo, Cristiano, ricordando, vedo se me le ricordo tutte, il programma delle amichevoli, perché mister Fossati ha voluto un programma abbastanza intenso di amichevoli. Sabato si andrà a Ponte San Pietro, la prossima settimana, il giorno 10, si andrà a giocare contro l'Acqui, il giorno 13, sabato, si andrà a Cairo Montenotte contro la Cairese, che è squadra che gioca in eccellenza. Poi il giorno 18, la settimana successiva, affronteremo la squadra del signor Presta, l'RG Ticino, retrocesso dalla Serie D. Andremo il 20 a Gavi, dove siamo ospiti del tradizionale triangolare contro Gaviese Arquatese. Il 24 andremo a Novi per un trofeo della Novese. Ci sarà un altro triangolare con Dertona e Villafranca. Ho detto tutto bene? Bene. Allora, noi cercheremo come PNR di seguire almeno in diretta un paio di queste amichevoli. State vicini alla squadra, fate gli abbonamenti. Vi ringrazio per essere stati qui in questa splendida cornice. Saluto tutti i miei colleghi, tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Grazie ancora e buona estate.